Siamo qui con Ernesto Sicleri, il segretario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità di Reggio Calabria. Innanzitutto benvenuto Ernesto. Grazie a voi. Allora, sicuramente Reggio non naviga in buonissime acque. Quali sono gli interventi secondo te imminenti da farsi? Potrei essere molto pessimista e cattivo, mi verrebbe da dire che bisogna ripartire da zero, perché a mio avviso negli ultimi 5 anni si è annullato tutto ciò che era stato fatto di buono prima dell'avvento di questa giunta comunale. Però la città ancora conserva quelle infrastrutture e quelle opere che sono state realizzate da un centrodestra lungimirante che nonostante tutto ancora sono davanti ai nostri occhi e dalle quali si deve assolutamente ripartire. Prima fra tutte l'idea di aver individuato finalmente una vocazione per questa città, che è quella del turismo. Io sono convinto che la città di Reggio non possa che ripartire da questa grandissima risorsa che ha e che va assolutamente valorizzata e va sfruttata sotto ogni profilo, cosa che questa giunta comunale non sta assolutamente facendo. E per città metropolitana? La città metropolitana è un argomento molto più complesso e che dovrebbe aprire il dibattito politico cittadino più spesso, perché da circa 10 anni, a circa 10 anni dall'istituzione della città metropolitana, da questo impensabile traguardo al quale diciamo Reggio è pervenuta grazie al centrodestra, bisogna ricordarlo, è rimasta una scatola vuota, è rimasto cioè un contenitore dalle grandissime potenzialità che però è fermo, perché la Regione non ha concesso le deleghe che doveva concedere e quindi le grandi risorse anche in termini economici che potrebbe sfruttare lo status appunto di città metropolitana di Reggio è in questo momento bloccato, stoppato da un'amministrazione che ha dimostrato la sua incapacità di guardare al futuro, incapacità di programmare un futuro per questa città, ma i reggini devono, come dire, mettere una pietra sopra gli errori che sono stati fatti alle ultime elezioni comunali, guardare avanti con le regionali, con le comunali, adesso si voterà alle europee, quindi bisogna stare attenti a non ripetere gli errori del passato, perché votare la sinistra ha significato, ovviamente sono di parte, ma ha significato per Reggio il tramonto di ogni pensiero futuristico. Come vedi appunto il futuro di Reggio e della città metropolitana? Io adesso divento ottimista perché credo che il centrodestra che si ritrova adesso a dialogare nuovamente, riunito e più forte di prima, sia in grado di riprendere un percorso che si è fermato e che va assolutamente appunto ricominciato. Bisogna ricominciare a parlare di futuro dei nostri figli, di futuro delle generazioni che verranno, perché soltanto attraverso una programmazione, soltanto attraverso una visione prospettica della politica si può arrivare a dei risultati. Noi stiamo dialogando con tutti, come Movimento Sovranista siamo in continuo contatto con gli altri partiti, abbiamo ovviamente un nostro programma, delle nostre idee che devono certamente essere confrontate con quelle degli altri partiti, ma sono fiducioso sul fatto che comunque si debba puntare su una coalizione che possa certamente vincere le elezioni regionali e anche quelle comunali. E a proposito di elezioni di sindaco, il centrodestra è unito su questo punto? È unito, il centrodestra può fare però di più, perché la città adesso chiede a gran voce di vedere dei passi in avanti da questo punto di vista, per cui ritengo che se non prima ma immediatamente dopo le consultazioni europee il centrodestra dovrà focalizzare la propria attenzione su un programma che deve essere condiviso, ma anche su un candidato a sindaco che la città chiede a gran voce, proprio perché viene da un momento drammatico di condizioni sotto tutti i punti di vista, dalla mancanza dei servizi, dalla assoluta incapacità di dare un volto alla città, il degrado è sotto gli occhi di tutti.
Bene Ernesto, noi ti ringraziamo e ci facciamo anche noi stessi un grosso in bocca al lupo per la nostra città. Sono io che ringrazio voi, un giornale che seguo molto e che so che ha grandi consensi a livello cittadino e provinciale e che guarda anche al panorama nazionale, quindi non posso che essere contento del vostro invito e faccio un bocca al lupo anche a voi. Grazie.